Buongiorno agli ascoltatori, la verità alle 7, la rassegna politicamente scorrettissima della verità. Buon lunedì, buona settimana. E rispetto agli standard delle settimane, diciamo, più stanche, questo è un lunedì dove i giornali sono invece già pieni di cose. Intanto, pieni della attesa, tutt'altro che rassicurante, verso la giornata, pare di giovedì, in cui potrebbe riunirsi il Consiglio dei Ministri per varare il fantomatico Super Green Pass, anche se qualcuno dice no, la cosa potrebbe slittare ancora in avanti verso il mese di dicembre. Tratta. Allora, una cosa sembra esclusa, era stata ventilata nei giorni scorsi. Il controllo del Green Pass su bus e metropolitana, a meno di mobilitare l'esercito, diciamo così, non sembrava facilissimo il controllo del Green Pass su i treni della metropolitana o sugli autobus cittadini, quindi questa ipotesi sembra scansata. Pare invece acclarato il fatto che il Green Pass avrà una durata accorciata a 9 mesi. Peccato che però la durata della protezione vaccinale sembri ancora inferiore, 6 mesi. Non si capisce bene quale sarà o quale potrebbe essere il tenore delle eventuali restrizioni o comunque dei trattamenti peggiorativi a danno dei non vaccinati. Qualcuno dice restrizioni a loro carico se la regione della persona dovesse cambiare di colore. Qualcun altro evoca l'ipotesi, diciamo, estrema, che è quella di togliere di mezzo il tampone, che rimarrebbe soltanto come opportunità per andare a lavorare. Per il resto, una persona non vaccinata, per quanto tamponata, per quanto tamponata a pagamento, sarebbe esclusa da qualunque possibilità di vita sociale. Noi continuiamo a ritenere che si tratti di un atteggiamento, vabbè, illiberale, questo neanche da dirlo, ma simile a uno che ha la casa in fiamme e si preoccupa del colore della cravatta, perché qui il problema, a nostro avviso, continua a essere quello dei 6 milioni. Federico Punzi continua a tenere il conto, in questo momento sono 6,2 milioni di italiani, prevalentemente anziani, che hanno avuto la seconda dose entro metà maggio e ormai a fine novembre non hanno ancora avuto la terza. Per l'esattezza, gli italiani vaccinati entro metà maggio erano 9 milioni e qualcosa, quelli che hanno avuto la terza dose sono 3 milioni e qualcosa, la differenza fa 6,2. I quali 6,2 hanno avuto sta vaccinazione la seconda a maggio, che ormai è in scadenza o praticamente scaduta, non hanno nessuna copertura, hanno in tasca un Green Pass che è come la famosa carta bianca di Totò, diciamo, l'uso può essere quello, e però di questo nessuno si occupa, si preferisce, diciamo così, la campagna di aggressione, i no pass, i no vax, eccetera, la battaglia di oggi si aggiunge anche Selvaggia Lucarelli, che è andata a portare il suo contributo di serenità, equilibrio e moderazione alla manifestazione dei no vax, non è stata accolta benissimo. Naturalmente hanno fatto male coloro che hanno reagito in modo sgarbato, c'è stata una testata che per fortuna non ha colpito la Lucarelli, ha colpito il telefono della Lucarelli, e insomma, da ieri c'è ampio dibattito sulla testata al telefonino. Con grande nonchalance i giornali se ne accorgono soltanto la verità nel pezzo di Fabio Amendolara e poi la pagina di cronaca di Roma, di Repubblica. Con grande nonchalance i giornali fanno finta di non vedere ciò che ieri meritoriamente Repubblica, ma forse, diciamo, lei stessa oggi ha ritenuto di attenuare solo in cronaca di Roma, aveva pubblicato ieri a pagina 2, cioè un report devastante sugli effetti del clima di terrore. Già 2 milioni e mezzo di disdette, quindi proprio di prenotazioni cancellate, e altri 11 milioni di italiani a questo punto incerti e dubbiosi se fare anche la prenotazione di un weekend, di una piccola vacanza da qui a fine anno. Una botta devastante al turismo che viene confermata oggi nella pagina, ripeto, romana di Repubblica, dove Federalberghi evoca un 20% di disdette già avvenute. Questo ricordatevelo la prossima volta che vedrete Brunetta in TV dire che c'è un boom economico in atto. Saranno contenti gli albergatori, i ristoratori, eccetera. Si prepara un'altra bella stagione turistica. C'è un po' di politica,
la fine della Leopolda, ma che cosa inventa Renzi? Augusto Minzolini gli dice: ma guarda, devi assolutamente votare un presidente della Repubblica che non ti sia ostile, altrimenti commetti lo stesso errore di Craxi nel 92 con Oscar Luigi Scalfaro. Ma attenzione, qui arriverà una brutta notizia dalle parti di Minzolini, dalle parti di quelli che vogliono, diciamo, portare Renzi su sponde più destre, perché Repubblica fa sapere che c'è stato un pranzo tra Renzi e Gentiloni dalle parti di Bruxelles. E insomma, è difficile immaginare che in questo pranzo di riconciliazione, dopo le tensioni che c'erano state negli anni passati, ricorderete quando Renzi, perso il referendum, passò la mano a Gentiloni, convinto che fosse l'uomo a lui più vicino, poi invece scattò una certa freddezza e Renzi prese a chiamare Gentiloni il conte Gentiloni, alludendo alle, diciamo, origini elevate della famiglia dell'attuale commissario europeo. Fa un po' di scalpore, ma insomma la cosa viene presa con un sorriso, la surreale intervista di ieri al Tempo di Silvio Berlusconi, in cui diceva: no, il reddito di cittadinanza va bene, quindi insomma un tentativo di captazio verso i grillini. Ma attenzione, c'è un altro macro tema che non possiamo dimenticare, già nel sommario a cui dedicheremo uno spicchio consistente di rassegna stampa: la questione TIM con l'offerta LOPA non ostile di KKR, il fondo americano che già ha un qualche ruolo in una delle realtà italiane legate alle telecomunicazioni, che ha formulato questa proposta. I tempi non saranno brevi, c'è un'attività del governo anche su questo, ma insomma è evidente la sfida rispetto ai francesi che in questo momento hanno il controllo di TIM. I due pezzi da guardare, a nostro avviso, sono quelli di Claudio Antonelli sulla Verità e di Nicola Porro sul Giornale. Poi Repubblica sente il segretario della CGIL, Landini. Allora, incamminiamoci, le aperture, la verità. Arriva la gabbia per i non vaccinati. Che cos'è davvero il Super Green Pass? Pronta la stretta del governo. Dietro il nome ingannevole si nasconde una misura discriminatoria. Chi non accetta l'iniezione sarà rinchiuso con nulla di illecito. E anche se la scienza ripete che l'ondata di contagi dipende da tutt'altro. E a centropagina un fondo americano vuole prendersi TIM, il colosso KKR presenta un'offerta per comprare tutta l'azienda. Ieri il CDA straordinario, si deciderà in 4 settimane, ma sia la di Gubitosi sia il governo guardano la mossa con favore. Ecco perché così l'apertura della Verità. Corriere della Sera, anche lei su TIM, OPA amichevole di KKR su TIM, il governo pronti a intervenire. Ma poi una fotonotizia: l'assalto a Novax al cuore dell'Europa. E ci sono manifestazioni, sono state anche a Bruxelles, insomma, si cerca anche qui di creare un clima. Bisogna, dice, cosa mettiamo oggi in prima? Mettiamo un po' di terrore, ancora un po' di panico. Le terapie intensive l'abbiamo già messa, i barellieri vestiti da astronauti l'abbiamo già messa, allora mettiamo le manifestazioni, un po' di fuochi, un po' di spaventiamo ancora, non sia mai. Il Fatto Quotidiano fa un po' la stessa operazione pensando ai propri lettori. Cosa ci può essere di più spaventoso? Renzi con Forza Italia, l'attacco alla legislazione antimafia, un bel frullatore, una bella confezione e ecco pronta la prima. Renzi tratta con Forza Italia e dell'Utri. E Italia Viva vuole disarmare l'antimafia. Che sarà mai? È successo che l'ex direttore del Mattino Barbano ha fatto un intervento in cui ha evocato tra l'altro il tema della legislazione antimafia nella parte sulle confische. Apriti cielo, il fatto è sulle barricate. Il Tempo: Biden peggio di Trump. Di che si tratta? Nonostante i vaccini, nell'anno di Biden ci sono stati 67.000 morti in più negli Stati Uniti. Il Giornale: anche qui panico, l'Europa rischia 500.000 vittime, l'allarme dell'OMS che era stato già lanciato, diciamo, una settimana fa, però, diciamo, non avendo suscitato abbastanza panico, bisogna rilanciare. E poi l'editoriale di Minzolini, già preannunciato: Matteo, che sarebbe Renzi, il colle e il campo di Agramante, così l'evocazione classica di Minzolini. La Stampa:
foto sotto la testata del tennista Zverev, vincitore degli ATP Final di Torino, e dice grazie Torino, insomma, è il giornale della città che ospita il tennista vincitore del torneo, ma poi intervista evitabile al direttore dell'AIFA Palù, l'obbligo vaccinale non è escluso. A onor del vero, Palù parla di alcune categorie professionali e per queste realistiche, come era già accaduto ai tempi della seconda dose. E infine Repubblica, che ci riporta a Tim, l'OPA del fondo KKR, i paletti di Draghi sulla rete. Allora, la vetrina della verità, a volo d'uccello, un invito all'acquisto del nostro quotidiano. Beh, forse l'invito migliore l'ha fatto, diciamo, involontariamente con un tweet di rara volgarità, Luca Bizzarri, che dice: "Ah, la verità raddoppia le copie digitali perché titilla i Novax." Ecco, lasciamo, diciamo, Bizzarri a titillare non sappiamo chi e cosa. Ma insomma, gli risponde come merita Maurizio Belpietro, ricordando a Bizzarri tutte le circostanze degli ultimi mesi e anni in cui, se non ci fosse stata la verità, il coro dell'informazione sarebbe stato a senso unico. Noi ci permettiamo di aggiungere questo: peraltro, questo signor Bizzarri è stipendiato anche dalla RAI, da tutti noi, attraverso il canone. Ora, non si pretende, in virtù di questo, che, diciamo, ci debba essere chissà quale limitazione social. Mancherebbe, noi siamo liberali, ognuno scriva le cazzate che crede, quindi anche Bizzarri, anzi, difendiamo il diritto di Bizzarri a scrivere le cazzate. Però un po' di autocontrollo, un po' di self-restraint, così ci capiscono anche i competenti, un po' di limitazione da parte di chi prende il bonifico da tutti i contribuenti nell'aggredire invece da una parte sola ci vorrebbe. Francesco Borgonovo evoca la logica del capro espiatorio nei confronti dei dissidenti. Mario Giordano se la prende nella sua cartolina del lunedì e fa bene col governatore De Luca, è un altro incendiario, è proprio il caso di dirlo, dice: "Ah, ci vorrebbe il napalm nei confronti dei non vaccinati", dice Giordano, che sarebbe successo se una frase del genere fosse venuta da altra sponda politica. E mentre Sarina Biraghi racconta come gli stessi governatori, si evoca Zaia, ma anche altri presidenti di regione, dicano: "Ma ragazzi, ma poi materialmente se imponeste l'obbligo vaccinale, che cosa dovrebbe accadere ai dissenzienti? Gli si fa una multa, li si arresta, che cosa succede?" Le interviste del lunedì. Allora, proprio strappate e conservate, perché nelle giornate difficili vi tornerà utile, la bellissima intervista di Giulia Cazzaniga ad Antonio Martino, il rimpianto esponente liberale di Forza Italia, che dice: "Guardate che poi quando le libertà vengono stracciate è difficile recuperarle." Tenetela da parte l'intervista di Martino e giocatevela come vaccino. Alla prossima intervista della Gelmini, della Brunetta, di Brunetta, della Garfagna, voi tirate fuori Martino come antidoto per ricordarvi cosa, diciamo, cosa era il centrodestra, cosa poteva essere il centrodestra liberale e cosa è invece diventato. Fabio Dragoni sente l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, che è un euroentusiasta, ma dice: "Guardate che non sarà per niente una passeggiata, approvare e poi implementare il PNRR", quindi è un caveat che viene da un insospettabile, e quindi l'intervista di Dragoni è di pregio. Antonio Di Francesco sente Marco Zanni, che è il capogruppo europeo del gruppo a cui appartiene la Lega, e dice: "Guardate che qui ci consegniamo ancora di più al ricatto dei dittatori sull'immigrazione." È interessante anche l'intervista che Alessandro Rico fa a un parlamentare del Canton Ticino, svizzero, che si chiama Piero Marchesi e che spiega il referendum che ci sarà sul Green Pass. Ma forse l'intervista, ecco, facciamo un'eccezione, citiamone alcuni passaggi, dalla quale partire è quella di Federico Novella, l'ex presidente della Corte Costituzionale Cesare Mirabelli, che parla, riferendosi criticamente all'ipotesi di un lockdown per i non vaccinati, di un lazzaretto domestico, e dice: "Basta emergenza,
e rischiamo di abituarci all'eccezionalità e questo in futuro potrebbe essere un pericolo per tutti. Un lockdown solo per i non vaccinati risulterebbe una misura discriminatoria. Tenere chi non si vaccina fuori dalla vita sociale e lavorativa non sarebbe una soluzione accettabile. Poi un'avvertenza, un avvertimento, un monito generale rispetto agli eccessi emergenziali. Occorre ricondurre all'uso di strumenti ordinari il modo di fronteggiare il problema. Prolungare indefinitamente una situazione eccezionale rischia di presentare elementi di criticità. Il rischio è che si instauri una consuetudine di strumenti eccezionali e di limitazioni profonde alle libertà della persona. Limitazione alle relazioni, alla partecipazione, alla comunicazione e al movimento. Perché siamo partiti da qui? Perché c'è una linea che unisce, crediamo di non fare torto ad altri, due tra i più autorevoli giuristi italiani, il professor Irti, che sulla stampa è intervenuto due volte in questo senso, e il professor Mirabelli, voce di questa intervista, e ne fece un'altra alcuni mesi fa di tenore analogo alla verità sull'abuso dei DPCM. Ecco, due giuristi che sarà difficile etichettare come estremisti, come Novax, come scalmanati, due persone assolutamente ragionevoli, di ottime letture e di ottima scrittura, che dicono: guardate che la corda della normalità democratica si allenta quando si prende la strada dell'emergenza, poi diciamo è difficile abbandonarla. Va bene, però oggi c'è gran terrore sui giornali, noi come sempre facciamo la nostra escursione, ormai è un piccolo rito del mattino, sul sito Agenas, sull'occupazione delle terapie intensive. A ieri sera, 21 novembre, eravamo sempre inchiodati al 6%, 6%, quindi, per carità, poi magari le cose peggioreranno, ma al momento la situazione è ancora sotto controllo. Però invece il panico monta e Guerzoni e Sarzanini sono lanciatissimi, avevano preso la rincorsa già dalla settimana scorsa sul Super Green Pass e oggi fanno un altro paginone per dire quello che potrebbe accadere. Prudentemente distinguono tema per tema ciò che è stato deciso e ciò che è ancora, diciamo, in discussione. Peraltro poi domani il governo vedrà i governatori delle regioni, realisticamente andranno lì a chiedere di frustare, non si sa che cos'altro andranno a chiedere. Interessante il pezzo di Fabio Savelli, siamo a pagina 8 del Corriere della Sera, e qui i lettori della Verità diranno: ma come Totò, questa cosa non mi è nuova. Il rischio è che si verifichi un collo di bottiglia nelle festività natalizie con le famiglie in fibrillazione, eccetera. Ecco, è praticamente la parafrasi, non si dispiaccia l'autore nel Corriere, dei pezzi di Camilla Conti dell'ultimo fine settimana, il rischio del collo di bottiglia, il rischio che tra dicembre e gennaio ci sia una situazione di ingorgo. Se ne accorge il Corriere della Sera, ebbene, magari citare la fonte non sarebbe male. Oh, noi però continuiamo a dirvi: guardate, qui c'è un incendio e ci si preoccupa del colore della cravatta. Nessuno si preoccupa di quei 6,2 milioni di italiani, in genere di età molto adulta, di età grande, la cui protezione con la seconda dose è svanita e non hanno ancora avuto la terza. Però insomma si preferisce gridare contro i Novax, e oggi è un altro membro del CTS, ormai la formazione del CTS la conosciamo come Zoff Gentile Gabrielli. Ecco, oggi scende in campo Fabio Ciciliano: accorciare i tempi del richiamo, vantaggio indiscutibile, l'obbligo aiuterebbe, e dice: i bambini la passano liscia oggi. No, non la passano liscia. E sui bambini da 5 agli 11 anni, cosa farà l'Italia? Servirà una corretta comunicazione. Dobbiamo fare ogni sforzo per far comprendere in maniera chiara e oggettiva l'importanza di proteggere i nostri bambini, soprattutto nell'interesse della loro salute. Gli errori di comunicazione commessi durante la pandemia non sono ammissibili. Anche questo è fantastico perché parlano solo loro, a tutte le ore del giorno e della notte, su tutti i giornali, su tutte le reti televisive. Sono sdraiati da 20 mesi sulle televisioni e poi dicono: c'è un problema di comunicazione. Se state un po' zitti, magari il problema di comunicazione
si risolve. Anche il giornale, che è lanciatissimo nella campagna, però riconosce che un problema c'è. Pagina 2, Pasquale Napolitano: il governo studia il Super Green Pass, c'è il nodo controlli, salta la limitazione sui mezzi pubblici. Diciamo, in effetti. Mentre vi dicevamo, solo Fabio Amendolara sulla Verità e poi la cronaca di Roma di Repubblica meritoriamente rilanciano e approfondiscono la denuncia fatta ieri da Repubblica stessa a pagina 2, e oggi viene rilanciata però solo sul dorso romano. Hotel, picco di disdette per le vacanze di Natale, sarà il colpo di grazia, dicono gli albergatori, in molti falliranno. Secondo Federalberghi, le strutture hanno già registrato il 20% di rinunce e il trend è in peggioramento. Allora, questa è la situazione. Lo ripetiamo ancora, la prossima volta che verranno a dirvi che si lavora per la grande ripresa economica, ecco, ieri 2,5 milioni di disdette che sarebbero già avvenute, questa è la stima. Oggi Federalberghi dice 20%, una su 5, poi altri 11 milioni di italiani frenati, dubbiosi, a questo punto fermi rispetto a eventuali prenotazioni. Resta però da capire, e qui anche le varie conf, da Confindustria a Confcommercio, a Confartigianato, eccetera, ma come mai siano così silenti? Il dubbio è che anche queste organizzazioni a volte finiscano per rappresentare rispetto ai loro associati l'equivalente di quello che i sindacati sono stati e sono per i lavoratori, ma qui si aprirebbe un capitolo complicato. Spostiamoci sul versante team. Allora, due cose da guardare: il pezzo di Claudio Antonelli e quello di Nicola Porro. Andiamo a vedere come la mette Claudio Antonelli. Il fondo USA offre 11 miliardi per team e tende la mano al governo sulla rete. Nella serata di sabato è arrivata sul tavolo di Luigi Gubitosi, AD di Team, scrive Antonelli, l'offerta del fondo americano KKR. Obiettivo: acquisire tutto il gruppo di telecomunicazioni. Il fondo, che vale all'incirca 400 miliardi di dollari, conosce bene il settore perché da un anno è azionista per il 37,5% di FiberCop, una delle due società che stanno costruendo la rete di fibra ottica in Italia, assieme alla stessa TIM, che ne detiene circa il 60%. Poi la descrizione, le caratteristiche di questo fondo. E al termine del CDA, che si è svolto ieri, l'azienda TIM ha fatto sapere di prendersi 4 settimane per una due diligence rispetto all'offerta che, considerando i 50 centesimi per azione, poco meno, sarebbe un'offerta complessivamente da 11 miliardi. Si conferma che la proposta di KKR è non vincolante e indicativa e diventerebbe effettiva solo con l'adesione del 51% del capitale votante. Ciò significa che c'è margine per arrivare a 15 miliardi di esborso inserendo premi e valutazioni accessorie. Attenzione però all'aspetto, diciamo, geoeconomico della questione. È evidente che questo è un colpo ai francesi. In ogni caso, il primo risultato è di sterilizzare l'assalto dei francesi di Vivendi all'attuale management. Non bisogna infatti dimenticare che giusto 72 ore fa, tramite collegio sindacale, era stato richiesto un altro CDA straordinario fissato per venerdì prossimo. L'obiettivo era mettere in crisi i Gubitosi e imporre il ricambio. Con una tale offerta sul tavolo sarà difficile per Vivendi portare avanti il progetto. Nonostante i francesi abbiano un prezzo di carico del titolo che è ben superiore, non potranno ignorare il drastico cambio di passo della situazione e scendere a compromessi. E qui va dato ad Antonelli il merito, una volta prendendo la questione dal lato del Trattato del Quirinale, altre volte seguendo le vicende. Ha fatto anche Camilla Conti, i generali, Mediobanca, eccetera. Ora, attraverso questa vicenda della rete, di illuminare ciò che tanti vogliono lasciare oscuro, cioè invece le manone francesi sull'Italia, politica ed economica. Poi Antonelli parla delle
degli annunci del governo. Al termine del CDA di ieri di TIM, il governo ha fatto sapere di osservare da vicino le scelte di TIM e di essere pronto a riunire il comitato del Golden Power sia sulla rete che sulla società Telecom Sparkle, il gioiellino che contiene cavi sottomarini e snodi digitali con informazioni ipersensibili. Basti pensare che l'80% delle informazioni da e per Israele passano attraverso Sparkle, un dettaglio che spiega la rilevanza geopolitica dell'operazione. Fonti di governo ieri hanno fatto sapere che al comitato effettivo si uniranno anche i ministri Franco, Giorgetti, Colao, assieme ai sottosegretari Gabrielli, Garofoli, il capo di gabinetto del MEF Chiné e il consulente Giavazzi. Manca mai, professor Giavazzi, manca mai. E, va bene, il pezzo di Antonelli potete leggerlo, direbbero i giuristi, in combinato disposto con il pezzo per molti versi sintonico di Nicola Porro sul giornale, che aggiunge poi, diciamo, per punti una serie di questioni. Primo, difficile pensare che il governo Draghi non fosse al corrente della scalata, e si spiega appunto che KR è già presente in FiberCop. Secondo, gli americani sono stati tenuti in minoranza nella rete fissa di Telecom. Un altro fondo è in minoranza nel secondo gestore di rete fissa, Open Fiber, che ha come azionista di maggioranza Cassa Depositi e Prestiti, che con il 10% è presente anche in TIM. Facciamola breve: se KKR dovesse acquistare TIM, diventerebbe di fatto proprietaria della rete, anche se oggi direttamente è in minoranza. E a quel punto, si domanda Porro, si avvicina o si allontana il gestore unico della rete? È evidente che il vero business nel futuro, anche grazie ai fondi pubblici, è là. Lo Stato, con la sua articolazione guidata dal liberale Scannapieco, come si comporterà? Da una parte la concorrenza aiuta innovazione e cura del servizio, dall'altra si rischiano la duplicazione di investimenti e costi e si alimenta la scarsa attenzione per le aree meno redditizie. Tutte questioni che una TIM americana renderà ancora più evidenti. Insomma, peraltro, diciamo, noi sappiamo quale sia e quanto sia pesante il ruolo dei francesi. Al tempo stesso, TIM è ancora considerato una specie, usa Porro l'espressione appropriata, di proxy del governo italiano. Quindi, insomma, comprendete bene il rilievo di tutta questa vicenda. Chiudiamo questa pagina citando Repubblica, dove per un verso Ponze e Mania, nel loro retroscena di pagina 3, evocano, in questi casi c'è sempre un retroscena, i paletti di Palazzo Chigi. E quali sono i paletti? Sempre le solite: difesa dell'occupazione e sviluppo della rete. Mancherebbe solo che il governo dicesse sì, licenziate tranquillamente, poi della rete non ce ne frega niente. È evidente che poi, peraltro, diciamo, magari qui dovrebbe aprirsi la discussione, ma siamo proprio sicuri che per forza tutto debba essere pubblico rispetto alla rete? Questo è un tema sul quale, diciamo, sarebbe anche uno stress test per le forze politiche vedere il tipo di, diciamo, di reazione. E poi c'è Landini, CGIL, evitiamo lo spezzatino, il governo rilanci la rete unica, lo sente Roberto Mania. Andiamo a vedere le cose politiche quando ormai entriamo nell'ultima parte della rassegna stampa. Allora, si è chiusa la Leopolda, che quest'anno ha avuto, l'avete visto nei notiziari televisivi, una scenografia radiofonica, come se fosse uno studio radio Leopolda, cioè la promessa o la minaccia, a seconda dei casi, di mettere online questa emissione, diciamo, renziana. Il discorso di Renzi, qualunque giornale sceglierete di acquistare, troverete riassunto un discorso di orgogliosa risposta alla magistratura e anche di attacchi abbastanza forti al Partito Democratico. Qualcuno vede elementi, diciamo così, più umani di rancore, qualcun altro dice, a questo punto ha certificato che si tiene le mani libere rispetto a tutti gli sviluppi futuri. Questa è un po', diciamo, la supersintesi che vi facciamo, risparmiandovi la lettura di alcune cronache. Peraltro, non possiamo invece risparmiarvi un po' su tutti i giornali l'immagine di Maria Elena Boschi in lacrime, che è intervenuta piangendo per gli attacchi subiti. Dice, ma non ci hanno fatto niente, però piangeva. Insomma,
Il grande e perfido Maurizio Bianconi, indimenticato deputato del PDL e coraggiosamente antirenziano quando altri facevano il Nazareno, evocando, diciamo, l'attitudine anche così molto drammaturgica di Maria Elena Boschi, un po' alla Evita Peron, celiava grande Bianconi, non Don't Cry for Me Argentina, ma Don't Cry for Me Laterina, perché la Boschi viene da un comune che si chiama Laterina. Don't Cry for Me Laterina, e invece lei piange, she cries, un po' su tutti i giornali. Non manca sul Corriere della Sera l'intervista a Carlo Calenda, sempre, diciamo, che viene intervistato secondo il seguente copione: ma è vero che vi mettete con Renzi? E lui: sì, però quello è un figlio della mignotta, deve smettere di prendere i soldi dalla rabbia, deve smettere di fare il businessman, è ambiguo, vede Micci che è, vede dell'uomo. Io naturalmente riassumo in modo un po' grossiero, ma la sostanza è questa, ed è evidente che quanto più Renzi si tiene le mani libere, tanto più Calenda fa sapere che il suo centrino con più Europa, Bentivoglia, cioè, sarà invece, diciamo, dialogante in modo stretto col Partito Democratico. Tutto questo lo racconta Calenda stesso, sentito da Claudio Bozza sul Corriere della Sera. Attenzione però alle altre due cose che vi abbiamo preannunciato nel sommario. Allora, lettera d'amore di Augusto Minzolini a Renzi sulla prima del giornale. Matteo, il colle, il campo diagramante, e con un parallelo, e povero Craxi non può difendersi tra Renzi e Craxi, vedremo se ci saranno reazioni da parte dei familiari di Craxi. Per tentare di cambiare i suoi naturali alleati, trasformarli in riformisti, Craxi ebbe un'unica strada, il rapporto con la DC, cioè con il partito alternativo alla sinistra. Ed è l'unica via che, al di là delle mille suggestioni macroniane, è Renzi. Il dialogo continuo con Forza Italia e le iniziative insieme a Salvini. Quindi Minzolini dice a Renzi: guarda che devi fare come Craxi che guardò a Forlani, tu devi guardare a Forza Italia e Lega. Ora, per cambiare il PD e contemporaneamente non fare la fine di Craxi, per Renzi l'elezione del nuovo capo dello Stato è fondamentale. Deve essere un nome che non mantenga lo status quo sul piano politico-culturale, magari avvii un processo nell'area centrista e su temi fondamentali come la giustizia non abbia la stretta parentela con le toghe politicizzate legate da sempre a Grillini e PD. Vedete voi, diciamo, questo tipo di identikit porta naturalmente ad Arcore. Insomma, qualcuno che garantisca la governabilità e incoraggi il cambiamento, per cui non può essere una personalità del suo vecchio partito, un personaggio come Gentiloni. Renzi non potrebbe accettarlo, virgolette, neppure pagato, perché alla fine di quel percorso sarebbe morto. Quindi fate un nodo non alla pochette che non si porta più, ma questa cosa, se Renzi scegliesse Gentiloni, sarebbe morto alla fine del percorso. Stesso discorso vale per Mario Draghi, perché il suo avvento al Quirinale avrebbe come conseguenza la caduta del governo e elezioni che potrebbero rivelarsi esiziali per lui. La memoria è un monito, l'epilogo tragico di Craxi fu determinato anche dalla scelta sbagliata di mandare Scalfaro al Colle. E così Renzi, diciamo, sorseggiando il caffè, dovrà tenere le mani sul banco ed evitare di fare gesti apotropaici, perché Minzolini sembra di guardare, altrimenti finisce in esilio, non ad Hammamet, forse a Riyadh, diciamo, in altra ridente località. E, va bene, però ecco, voi vi siete annotati questa cosa: ah, se fosse Gentiloni saresti morto, caro Renzi. È sufficiente andare su Repubblica, qui il caffè amaro ce l'avrà Minzolini. Claudio Tito, Renzi Gentiloni, la pace di Bruxelles, cena segreta dopo anni di gelo. Succede infatti che 12 giorni fa il capo di Italia Viva vola a Bruxelles, prima fa tappa a Parigi, poi si trasferisce nella capitale belga. E martedì 9 novembre il programma ufficiale prevede la riunione del gruppo liberale Renew al Parlamento europeo, un colloquio con l'importante commissaria alla concorrenza, la socialista Vestager, e quindi la presentazione del suo libro. E poi, eccetera, eccetera. Poi si dice: poi c'è stata questa cena con Gentiloni, difficile immaginare che non si sia parlato di Quirinale. E allora, capite bene che Renzi, come è naturale, gioca almeno su quattro tavoli. Uno è certamente il dialogo con Berlusconi, con intermediari o meno. L'altro è questo di
ragionare su una sfida centrosinistra-centrodestra dal quarto scrutinio in poi, ma con un candidato rispetto al quale lui possa dire: io sono stato il kingmaker, esattamente lo schema che usò con Mattarella 5 anni fa. E c'è l'ipotesi Gentiloni, che però, ecco, vedete come questa rassegna poi è utile. Gentiloni, è inutile girarci a Roma in qualche ambasciata, Monsieur Gentiloni, Gentiloni è considerato un punto di riferimento degli ambienti francesi. Parliamo di tutte cose naturalmente legittime sul piano culturale, politico, eccetera, ma avete sentito il pezzo di rassegna stampa precedente sulle questioni geoeconomiche? C'è il trattato del Quirinale che viene semiclandestinamente firmato il 25. Voi capite bene che fondo americano versus Vivendi, interessi atlantici versus interessi, diciamo, molto franco-tedeschi, e in questo caso molto franco-francesi, diciamo, molto francesi. La partita del Quirinale e la partita economica si intreccia in modo significativo. Poi, naturalmente, qualunque giornale sceglierete di acquistare, ci sono echi della sortita di ieri di Berlusconi al Tempo pro reddito di cittadinanza. Per prenderci un momento di divertimento, c'è anche il Foglio, oggi particolarmente psichedelico, perché c'è il bacio della morte sul volto di Fedriga, l'erede di Salvini, e ci sono 3 pagine di celebrazione di Carmelo Caruso, che si occupa anche dei nonni e delle nonne di Fedriga. Ascesa nazionale di un moderato, Fedriga è il presidente del Friuli Venezia Giulia, quanto è bravo, minacciato dai Novax perché stanco di idiozie, è la Lega oltre la Lega, l'interprete di un nuovo modo di stare a destra, la famiglia, la squadra, i progetti, un ritratto, insomma, il mite leghista, no idiozie, la battaglia contro i Novax, la capacità di muoversi tra responsabilità di governo e lealtà di partito, l'esperienza in materia di lavoro e pensioni. Perché Fedriga ha successo? Perché è il meno torvo dei leghisti, il più romano dei settentrionali, il più risolto dei provinciali. È diventato un maestro del filibustering, un Gianfranco Spadaccia della Lega, tanto da essere emulato dai primi deputati del 5 Stelle. Per la verità, ricordiamo, un capogruppo leghista nella scorsa legislatura, Fedriga, bravo, ma molto agitato, che si prese anche una maxi sospensione, quindi già. Però qui invece ci viene presentato una specie di Cavour, e non sappiamo se questo gioverà, diciamo, alla crescita interna di Fedriga nella Lega. Però ecco, le cose psichedeliche non mancano, perché Cerasa propone un patto salvetta. E che cos'è salvetta? È Salvini Letta, il patto che urge. E tenetevi forte, occhio al caffè. Ci vuole un patto tra Letta e Salvini per provare a governare l'Italia da qui alle elezioni e mettere in sicurezza il paese per i prossimi 7 anni, quindi 7 anni di convivenza tra PD e Lega. Fantastico. Questo porterebbe all'estinzione della Lega, forse, diciamo, questo è, diciamo, l'obiettivo. E poi sotto c'è anche Ferrara che fa un inno d'amore, un'ode a Jovanotti. Bravo Giova, verrei anch'io al beach party. Che è successo? Perché Jovanotti ha lanciato questo slogan che serve la lotta contro la lotta, la lotta contro la lotta. E Ferrara è rimasto folgorato. Non sarebbe decente andassi al Giova Beach Party del prossimo luglio a Lignano Sabbiadoro, ma questo Jovanotti ha la forza di un gigante dell'ideologia e della politica. Un gigante. Ricordate la tesi di Jovanotti, una grande chiesa da Che Guevara a Madre Teresa. Ecco, ora c'è anche Ferrara, sosta da Checco al carrettiere, 2 fritti e poi si prosegue. Va bene, siamo arrivati alle segnalazioni finali, dove abbiamo 3 cose da vedere. Allora, tenetevi forte, Vincenzo Visco, sentito sul Fatto, per una volta non parla molto, diciamo, del suo argomento preferito, che è quello delle tasse, però fa comunque uno scenario fosco, lacrime, sangue, in fuga verso il voto, non vorrei che il paese ci scoppiasse in mano, ma attenzione, domanda di chi lo intervista, Antonello Caporale: pensa che la massoneria c'entri qualcosa nella liquidazione del governo Conte? Risposta: penso di sì, anzi, credo che la massoneria abbia fatto da regia. Occulta, naturalmente. Quindi la massoneria contro Giuseppe Conte. È una tesi. Tesi discutibile, diciamo.
Dopodiché, invece, è ricomparsa, e fa bene a raccontarlo la stampa, la tennista Peng, la cinese che aveva denunciato uno dei vice di Xi, ma è molto ben costruito il pezzo della stampa, e dice: guardate che non è necessariamente rassicurante o del tutto rassicurante il fatto che la ragazza sia ricomparsa. A volte è comunque è il regime che gestisce la riapparizione pubblica di personaggi controversi, pilotandoli nelle loro uscite. Era successo anche per il capo di Alibaba, Jack Ma, al momento della sua ricomparsa. Va bene, dalle tragedie alla farsa, Corriere della Sera, pagina 25, il sindacato non delude mai. Il segretario della Sicilia della UIL lascia dopo 20 anni, al suo posto chi va? La moglie. In Sicilia Claudio Barone pronto a incoronare la consorte. Anche a Gino Strada è subentrata la figlia. Ecco, e la candidata dice: non temo la figuraccia di una fumata nera, anzi, sono tutti entusiasti. E quindi con questa vicenda, diciamo così, monarchico-dinastica familiare della UIL, chiudiamo la puntata di oggi della Verità alle 7. Buon inizio di settimana. Noi ci risentiamo questa sera alle 19 con Camilla Conti, domattina alle 7 la lettura dei giornali con Francesco Gaglietti. E naturalmente, però, non dimenticatevi di passare in edicola a prendere la Verità. E buona giornata.